Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un robot per pulire loro le nostre amatissime piscine. È un piccolo robot wireless dal prezzo veramente contenuto per quello che è in grado di fare, per come si comporta all'interno delle nostre piscine e per il risultato finale che riusciamo ad ottenere e soprattutto per come ci alleggerisce il lavoro. Sì, perché questo piccolo robot della WeBot, un marchio specializzato in robot per pulire piscine, infatti vi lascio qua sotto il link del sito per andare a vedere tutti i tipi di robot per piscine che fanno veramente di ogni tipo e di ogni prezzo, adesso ho lanciato sul mercato questo nuovo A1, un dispositivo dal prezzo veramente contenuto, ma del prezzo parleremo poi dopo, che ci permette di tenere pulite le nostre piscine senza fare assolutamente niente. Basterà immergerlo nell'acqua e lui inizierà a pulire e lo farà in maniera davvero davvero incredibile. Ma prima di vederlo in azione, di vedere come funziona e di come è fatto questo WeBot A1, direi di vedere cosa troviamo all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Troviamo un piccolo manuale quick starter, dopodiché oltre a questo piccolo manuale di avvio rapido abbiamo un sacchetto dove al suo interno abbiamo un manuale più completo e una piccola paletta in plastica che dovremo fissare sul WeBot, che è quella che gli permette di capire come muoversi all'interno della piscina. Dopodiché troviamo una scatoletta con all'interno l'alimentatore per la ricarica. Dopodiché abbiamo un gancio in plastica senza manico, il manico dovremo mettercelo noi, ed infine troviamo il WeBot A1. Ed ecco qui il piccolo WeBot A1. Guardate le dimensioni, veramente super compatte, perché lui è un dispositivo veramente veramente piccolo, ma delle prestazioni davvero pazzesche. Lui è in grado di pulire piscine molto grandi, non solo quelle fuori terra come è la mia, ma anche piscine molto molto più ampie di queste. È in grado di fare un sacco di metri quadrati perché ha l'autonomia di 120 minuti per quanto riguarda una carica di batteria. Quindi capite che in una piscina come la mia 30 minuti sono già più che sufficienti, in una piscina molto grande lui ha ancora un'ora e mezza di autonomia e questo gli permette di pulire veramente piscine con dimensioni molto molto ampie. Quando vi arriva a casa, prima di iniziare a utilizzarlo, l'unica cosa che dovete fare è andare ad aprirlo sganciando i parafanghi laterali. Una volta che andate a rimuovere la parte superiore, avete sotto il filtro dove al suo interno troverete il classico sacchettino che assorbe l'umidità. Quindi andate a rimuovere il sacchettino, rimontate il doppio filtro, sì, perché lui, come vedete, ha un doppio filtro. Abbiamo un filtro a retina che ferma le particelle più grosse, dopodiché abbiamo un filtro in spugna che è in grado di fermare ovviamente anche lo sporco più piccolo, quello più sottile, quello che passa attraverso questa retina verrà fermato senza problemi da questa spugna. Quindi ha un doppio sistema filtrante che noi possiamo ovviamente andare a lavare una volta finito, sì, perché tutta questa parte del nostro robot lo potremo lavare, vai di canna dell'acqua e ragazzi, in un attimo abbiamo pulito il nostro robot quando sarà sporco e dovremo andare a riutilizzarlo, però non è detto che si sporchi dopo il primo utilizzo, dipende come è conciata la vostra piscina, altrimenti lo potrete utilizzare un po' di volte e poi lo potrete andare a pulire. Quindi una volta che avete rimosso il sacchettino dell'umidità che trovate lì sotto, l'ultimo passaggio che dovete fare è andare a montare una paletta laterale che trovate all'interno della confezione, che va installata qua, che è quella che gli permette di capire come muoversi. Per farlo è molto semplice, basta andare ad inserirla qua nell'apposito aggancio, spingere, tac, fa il tac e si è agganciata. La parte, diciamo, quella con la sporgenza va verso l'interno. Dopodiché andiamo a mettere il piccolo tappino in gomma che troviamo sempre all'interno della confezione e voilà che abbiamo già finito il fissaggio. Quindi questo è tutto quello che dovete fare una volta che lo tirate fuori dalla confezione. Poi ovviamente il passaggio successivo sarà andare a ricaricarlo tramite la presa che trovate qua sopra, quindi una volta che l'avrete ricaricato lui sarà pronto per essere operativo. Una volta che l'avete ricaricato, richiudete bene il tappo che sigilla la presa di ricarica e qua abbiamo il tasto d'accensione. Tasto d'accensione che una volta premuto
andrà ad accendere il nostro robot e si accenderanno dei LED. Il primo LED, che è viola, ci indicherà in che programma abbiamo attivo il nostro robot, mentre la seconda fila di LED verde ci indicherà lo stato della batteria, quindi se è carica o meno in base alla quantità di LED che abbiamo accesi. I LED sono 4, adesso non li potete vedere perché c'è troppa luce del sole, mentre normalmente ci sono accesi dei LED blu. Questi LED blu indicano che lui è acceso. Allora, qua sopra abbiamo 4 scritte: 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 7. Cosa vogliono dire questi numeri? Sono la tipologia di programma che possiamo utilizzare. Se io vado a selezionare 1 a 1, per fare questo basterà tenere premuto il tasto e far andare il LED viola nella posizione desiderata. Quindi se io vado su 1 a 1, come in questo momento, lui andrà 120 minuti consecutivi, quindi non si fermerà mai per 120 minuti, cioè fino alla fine della batteria. Quando avrà finito la batteria o starà esaurendo la batteria, lui è abbastanza intelligente, e dico abbastanza per non dire tanto intelligente, che andrà a fermarsi attaccato alla parete, di modo che con il gancio che abbiamo in dotazione, con il manico che andremo ad applicare, che non è incluso in dotazione come vi ho detto nell'unboxing, potremo andare a ripescare il nostro robot tranquillamente, senza dover entrare in acqua, perché se si dovesse fermare in mezzo alla piscina, la piscina è molto grande, a quel punto dovremmo entrare per prenderlo, mentre lui è talmente intelligente che si andrà a fermare sempre vicino al bordo. Quindi abbiamo 4 tipologie di programmi: il primo 1 a 1, in cui lui andrà 120 minuti consecutivi senza mai fermarsi, quindi 2 ore di lavoro ininterrotto fino all'esaurimento della batteria, dove si avvicinerà al bordo quando la batteria sarà scarica per essere recuperato. Dopodiché, con il secondo LED viola, andiamo sul 2 a 2, in cui lui farà 60 minuti di lavoro, si fermerà 10 minuti vicino al bordo, così che noi possiamo, se vogliamo, andare a recuperarlo, o altrimenti, se lo lasciamo in acqua, dopo 10 minuti ripartirà e farà altri 60 minuti di lavoro, arrivando sempre a 120 minuti totali. Dopodiché, spostando il LED viola su 3 a 3, lui farà 40 minuti, si fermerà 10 minuti vicino al bordo per essere recuperato, se noi volessimo recuperarlo, altrimenti dopo 10 minuti ripartirà per altri 40 minuti, si fermerà ancora vicino al bordo per 10 minuti, dopodiché, se non lo recuperiamo, ripartirà per altri 40 minuti di lavoro, per un totale sempre di 120 minuti di lavoro. Mentre se spostiamo il LED su 4 a 7, lui farà 4 uscite da 30 minuti, quindi farà 30 minuti, pausa da 10 minuti vicino al bordo per essere recuperato se necessario, altrimenti ripartirà dopo 10 minuti per lavorare ancora 30 minuti, pausa di 10 minuti, se recuperato ovviamente il lavoro finirà, altrimenti se lo lasciamo in acqua farà altri 30 minuti di lavoro, sempre un'altra pausa di 10 minuti vicino al bordo per essere recuperato, altrimenti se lasciato in acqua farà un altro turno di lavoro di 30 minuti, per un totale sempre di 120 minuti. Questo è quello che lui è in grado di fare a livello di programmazione. Poi, se volete, non lo lasciate dentro, lo tirate fuori, gli fate fare il ciclo che volete. Io gli faccio fare il mio ciclo di 30 minuti, che all'interno di questa piscina è più che sufficiente, e poi lo tiro fuori, e poi quando lo voglio riutilizzare lo rimmergo col mio ciclo di 30 minuti, lo immergo e lui fa i suoi 30 minuti, poi io lo vado a tirare fuori e lo spengo. Lui funziona nel muoversi avanti e indietro tramite queste due bocchette. Vedete, abbiamo una bocchetta frontale, una bocchetta posteriore, anche se in realtà non ha un davanti e un dietro. Queste bocchette gli permettono di muoversi tramite la spinta dell'acqua, quindi la spinta dell'acqua farà da propulsione che lo farà muovere avanti e indietro. Questa levetta è quella che gli permette di capire quando lui è arrivato contro la parete, quindi questa prenderà un colpo, quindi andrà a muoversi e lui capisce che è arrivato contro la parete, quindi deve cambiare direzione. Se avete una piscina con angolo retto tra le due pareti, quindi tra la parete verticale e la parete orizzontale, avete un angolo retto, lui ovviamente ci sbatterà contro e poi ripartirà dalla parte opposta. Se avete una piscina come questa, che non ha un angolo retto perché comunque sale un po' a conca, lui farà anche un pezzo di parete laterale, quindi vi pulisce anche quella, paradossalmente, perché avendo la salita sale un po' e pulisce anche un pezzo di parete laterale, perché comunque lui non è in grado di pulire le pareti laterali o la superficie dell'acqua, lui fa solo il fondale della piscina, perché comunque è un robot intelligente, è un robot wireless senza cavi, ma è anche un robot abbastanza economico, è proprio per un uso, secondo me, nato per piscine tipo questa.
queste dove non bisogna affrontare spese incredibili per avere un robot che ci tenga pulita la piscina. Come vi ho detto, del prezzo avremo parlato dopo e adesso parliamo del prezzo. Il suo prezzo è di circa $180, lo trovate disponibile nel sito ufficiale WeBot insieme a tutti gli altri robot da pulizia da piscina che loro producono, e sono veramente tanti di ogni tipo e di ogni prezzo, dalla roba più professionale alla roba un po' più economica come questa, che ci permette di tenere pulite piscine di questa tipologia, anche se lo potete mettere anche in piscine interrate di grandi dimensioni, come vi ho detto, perché con i suoi 120 minuti di autonomia lui viaggia e pulisce senza paura. Quindi il prezzo secondo me è molto buono, e se dovesse recuperare anche il coupon sconto ve lo lascio sempre qua sotto in descrizione insieme al link di dove trovare questo WeBot A1. Quindi secondo me, quando lo vedrete in azione, mi direte: cacchio, sì, il prezzo è veramente rapportato alle sue prestazioni e al tipo di lavoro che fa e a quanto lavoro ci alleggerisce a noi durante l'estate, perché la cosa più fastidiosa delle piscine è sicuramente tenerle pulite, la cosa più fastidiosa, soprattutto questa tipologia di piscine che magari con i bambini tende davvero a sporcarsi tantissimo il fondale. Con questo, ragazzi, avete risolto tutti i vostri problemi. Ma detto tutto questo, direi a questo punto di vederlo in azione. Ed ecco, ragazzi, per farlo partire basterà solo andare ad accenderlo tenendo premuto il tasto d'accensione. Per spegnerlo basta tenere premuto qualche secondo il tasto d'accensione e rilasciare, lui si spegne. Adesso vado a selezionare il programma, quello 4 su 7, cioè praticamente quello della mezz'ora. Vado a selezionare che il LED viola sia su 4 su 7, selezionato, quindi lui andrà per 30 minuti e poi si fermerà. Quindi una volta selezionato basterà andare ad immergerlo, lasciarlo cadere sul fondale della piscina, eccolo che scende. Una volta che lui arriva sul fondo, inizia la sua pulizia. Adesso vedete che si sta assestando e poi piano piano parte. Eccolo qua che è partito. Cioè, ragazzi, guardate che spettacolo. Adesso vedete che la piscina comunque non è pulita, adesso vi faccio vedere con la telecamera. Vedete che la piscina non è per niente pulita. Adesso vediamo lui cosa è in grado di fare. Vedete, come vi ho detto, sale anche un bel po' sul bordo, perché comunque essendo una conca lui riesce a salire, mentre se fosse una piscina ad angolo retto si sbatte contro e riparte nel verso contrario, mentre qua riesce un pochino a salire. Guardate che roba! Lui si sposta sempre un pochino più in là, ovviamente, fino a quando nei suoi 30 minuti con la piscina qua la fa senza problemi, anzi la fa anche probabilmente più volte di quello che serve, perché comunque parliamo di una piscina che è circa 4,5 metri per 2,20 metri, una cosa del genere. Adesso non ricordo la misura perfetta, però più o meno è quella la misura. Quindi capite che in mezz'ora lui, ragazzi, fa tutto senza il minimo problema. Ovviamente, avendo il bordo fatto a conca, lui non riesce a tenere una linea, però nella mezz'ora ve la pulisce tutta, tutta, ve lo garantisco. Vedete che adesso parte sul lato lungo, perché comunque essendo scivolato sulla conca si è girato, mentre se fosse una piscina con angoli retti riuscirebbe più a gestire il fatto di muoversi avanti e indietro con delle linee a una distanza, diciamo, fissa. Però guardatelo, è uno spettacolo. Adesso mi avvicino ancora. Non spaventatevi se lo vedete lavorare in maniera un po' casuale, ma 30 minuti, ragazzi, ve la pulisce tutta, 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 tutta. Guardate lì adesso come pulisce tutto quello sporco. Guardate che roba. Avete visto com'era sporca la piscina in quell'angolo? Perché comunque gli angoli sono sempre, diciamo, dove si accumula più sporco, e lui è arrivato là e l'ha pulita senza paura. Voi calcolate che questa è un'azienda che produce solo robot da piscina, quindi sono specializzati in questo, non è che fanno dei robot a caso o è una classica ditta cinese che produce di tutto. No, loro sono specializzati in robot da piscina. Infatti, se andate a guardare il sito vi rendete conto quanta tipologia di robot loro producono e di quante fasce di prezzo soprattutto li producono, cioè veramente per piscine di ogni tipo. Guardate che bello quando apre gli sportellini dietro per far uscire l'acqua che lo spinge. È fantastico, è fantastico. Avete visto come ha aspirato anche quel pezzo di
come si chiamano quei cosi lì che cadono dalle piante, che sembrano dei lombrichi, come l'ha aspirato senza problemi. Prima l'aveva spostato all'inizio, perché con il movimento dell'acqua, essendo molto leggeri, l'aveva spostato, adesso invece l'ha aspirato. Cioè questo vi risolve i problemi dell'estate. La cosa più fastidiosa delle piscine è questa, poi tenerle pulite, perché una volta che si sono riempite si mettono le pastiglie che tengono equilibrata l'acqua, poi per il resto che fa la differenza è proprio tenerle pulite. Comunque adesso direi che di non aspettare la mezz'ora in cui si ferma e di andare a recuperarlo e vedere lo sporco che ha recuperato nel suo vano. Per recuperarlo è semplice, ho messo un gancio sul suo bastone normale, però lui, come vi ho fatto vedere all'inizio, è quello con sgancio rapido, se avete già un bastone con quella tipologia di sgancio. Quindi basta andare ad agganciarlo nell'apposito manico e voilà ragazzi, come pescare un pesciolino. Gli fate scaricare l'acqua, così uno si alleggerisce perché è pieno d'acqua e pesa veramente tanto. Poi come lo tirate fuori lui si spegne. Quindi adesso guardiamo quanto sporco c'è all'interno di questo Weibot A1. Rimuoviamo la parte superiore, che è quella dove c'è tutto il sistema elettrico e di pompe di aspirazione, e andiamo a guardare cosa abbiamo recuperato. Rimuoviamo la prima parte, rimuoviamo la spugna, che è quella che va a fermare le particelle più piccole, e guardiamo sotto al filtro. Vedete? Guardate qua, tutta la parte sporca, quello che si è attaccato sotto alla retina, qua abbiamo tutto quello che si è fermato sotto, vedete quel vermicello, che in realtà era un vermicello vero, non era una di quelle cose delle piante, era un verme vero, eccolo qua che l'abbiamo recuperato, e lo sporco che vedete, tutte quelle microparticelle che creano quella, diciamo, mucillaginina che si crea sul fondo, è ferma qua. Poi se anche qualcosa dovesse passare si andrà a fermare in questo. Ovviamente più la piscina è sporca più vedrete lo sporco, però per il tempo che è stato dentro non è stato tanto, perché non ha finito di pulire la piscina, vedete quanto sporco aveva già recuperato, e questo è veramente fantastico. Anche da questa parte guardate, faccio vedere, guardate qua tutto lo sporco fermo qua, e questo è tutta roba che ovviamente, guardate, c'è un altro verme che era immerso nella piscina che è stato raccolto. Io pensavo che erano pezzi di quelle specie di cose delle piante, invece erano proprio vermi. Guardate anche qua quanto sporco che è stato raccolto. E a questo punto basta prendere la canna dell'acqua, lavare questa parte, lavare questo, e avete risolto. Questo ovviamente non va fatto ad ogni utilizzo, però ogni tanto va fatto. Quindi ragazzi, avete visto che spettacolo che è questo Weibot A1, robot per pulire le piscine, dal rapporto qualità prezzo davvero pazzesco, soprattutto di un marchio che produce solo robot da piscina, quindi un marchio che sa quello che fa quando produce un robot da piscina, sebbene sia questo un robot tra i loro più economici. Quindi se volete dargli un'occhiata, vi lascio qua sotto il link in descrizione, e se recupero il coupon sconto li trovate sempre qua sotto in descrizione o sul mio canale Telegram Offerte. E se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti, anche di loro arrivate degli spoiler, e anche tantissime altre cose riguardante il mondo della simulazione racing lo trovate su Instagram. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia in generale, anche di lui, se avrò dei coupon sconto li trovate sul canale Telegram Offerte. E vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un nerd e mezzo, dove trovate tutti i dispositivi che non tengo, perché non li posso tenere tutti, quindi li rivendo a dei prezzi veramente bassissimi, ma sono usati praticamente davvero poco, solo per le recensioni. Ma quello che invece dovete fare assolutamente è iscrivervi a questo canale per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!